che cosa posso pensare? Questo mi rattrista, mi arrabbia, mi fa arrabbiare proprio in un modo pazzesco. Quindi, che cosa ne posso dire? Che è un peccato. Cioè, darei veramente pene severe a chi veramente commette questi reati, diciamo. Penso che sono gestiti malissimo e penso che sono causati da piromani. Beh, ce ne dicono tante che ci sono diversi interessi al di sotto, tra cui quello di chi gestisce la rete, diciamo, preventiva, di chi fitta i Canadair, insomma se ne dicono tante, dalla malavita. Secondo me è importante avere un'azione, una giusta azione preventiva su questi aspetti e soprattutto sul territorio. Sono incendi molto dannosi, causati dalla mano dell'uomo. Allora, sono delle bestie, perché l'incendio cos'è? È la distruzione della natura, quindi l'uomo continua a distruggere se stesso. E che l'ignoranza, diciamo, le vogliamo dire le altre cose, interesse, soldi, siamo sempre lì, perché mai niente è fatto per caso. Pare che sono sempre peggiorato, ma speriamo che mo. Si pigliano le iniziative un po' bene, che loro si sistemano poco, speriamo. Ma cosa ne penso? Non so come si incendiano le montagne, però penso che c'è stato lo zampino di qualcuno, su questo c'è poco da dubitare. Poi ho visto su Facebook animali, cavalli bruciati, un po' di tutto, fa un po' pena e non so più cosa dirvi, però dico sempre che c'è lo zampino di qualcuno e qualcuno che ci guadagna qualcosa su questi incendi. Beh, è una cosa squallida, è una cosa che il nostro territorio è invaso da queste fiamme che poi muoiono anche insetti, animali. Molto molto brutto vedere la natura verde e poi tutta intorno arrostita, vederla tutta grigia, tutto qua. Per me è un discorso da barbari, perché la campagna è una cosa molto utile, il verde, per l'ossigeno e tutte le cose belle. La natura non si toccano, questi sono degli incendi dolosi, sono delle persone incoscienti che fanno questo discorso, però deve essere la legge che li deve prendere e condannare, e allora quindi praticamente si danno la regolata. Ma quella è per tutta l'Italia, diciamoci la Campania perché siamo qua e li vediamo, c'è gli incendi, però è una cosa che non va bene, perché sempre l'uomo è la bestia più feroce. Noi diciamo i quadrupedi che sono gli animali, ma l'animale è l'uomo, perché praticamente deve salvaguardare l'ambiente. Mettere un poco più sorveglianza, non c'è niente da fare, mettere telecamere, sorveglianza, nel momento in cui vengono presi questi, diciamo, scellerati, perché sono proprio scellerati, dovrebbero avere la pena che si meritano, non c'è niente da fare. Grandi incendi, prevenire significa un'azione un po' più, diciamo, spinta sul territorio, andare a fare i controlli e presidiare il territorio. Dopotutto io penso che i carabinieri sanno chi sono, che dovrebbero fare, dovrebbero agire. Come se, si dovrebbero mettere delle vigilanze, almeno in questo periodo qua. Come si dovrebbe dire, che devo dire? Gente che ne deve aiutare a potere, non è solo ora, si mettono d'accordo. Questo non lo so, dobbiamo recintare tutte le montagne e non penso che sia una cosa giusta, perché se uno vuole andare in montagna ci può andare, però non so come prevenire. O metterci qualcuno che si mette a guardare dentro le montagne se viene qualcuno ad incendiarlo. Tutto di questo. Ma la cosa a prevenire, questa è una cosa che dovrebbe intervenire le istituzioni, mettere qualche telecamera, qualcosa di nascosto. Su queste cose è difficile molto intervenire, perché comunque la maggior parte dei roghi vengono
vengono fatti tutti quanti la sera quando non c'è nulla da vedere. Più vigilanza, e però ripeto, è molto molto difficile, molto difficile a ostenere questa cosa molto molto brutta. È stato qua sul demanio, 5 giorni è durato, il lato San Severino Montoro. Ma io sto a Montoro e ho visto che parecchie montagne di Montoro sono andate in fiamme, però i danni sono stati molto ingenti. Solo quello di Montoro, e poi quello del Vesuvio, che è stata una cosa proprio, diciamo, critica. Guarda, nel nostro comune ce ne sono stati vari. Dove abito io, nel lato di Bracigliano, una montagna che si può dire che è quasi la seconda più grande della Valle dell'Ina, è stata totalmente bruciata. Qui l'altra sera è successo qui a zona Castello, che se non sbaglio mi pare che sta ancora bruciando, ma il problema non è adesso, il problema è che adesso che inizia a piovere ci potrebbe essere anche una catastrofe. Io spero di no, però spero che non vivrà un secondo nubifragio, tutto qua. Teenage dreams in a teenage circle.